Questo è Christian Taylor, uno degli atleti più forti del momento. Ultimamente sta portando avanti la sua campagna contro la Federazione Internazionale. Perché? In questo video cercherò di fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo ai piani alti dell'atletica e sul perché, secondo il mio modesto parere, non ne stanno azzeccando una. Sigla! Ehi, bentornati sul Mezzo Fondiere. Ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale. Non vi preoccupate, Shai non parlerebbe mai di queste cose. Partiamo dall'inizio. La Federazione Internazionale si sta facendo una nuova pelle per avere più appeal agli occhi degli investitori, o per usare un termine che fa più figo, rebranding. E a proposito, abituatevi a chiamarla non più IAF ma World Athletics, ha cambiato il nome proprio questa settimana. Perché tutti questi sforzi di rinnovamento? Per non perdere il passo con gli altri sport che intanto stanno facendo passi da gigante. Non esiste solo il calcio, considerateci! Per favore, tra i vari provvedimenti, oltre al cambio del nome, anche le modifiche alla formula della Diamond League, il circuito di meeting internazionali più importanti dell'anno. Grosse modifiche. Nel tentativo disperato di ottenere più ascolti televisivi, e quindi più sponsor, e quindi più soldi, hanno deciso di tagliare la lunghezza di ogni meeting da 120 minuti a 90. 90! Mi ricorda qualcosa. A questa geniale idea sono venuti andando a chiedere il loro parere alle emittenti televisive e ai fan. E al termine di questa ricerca sono venute fuori le discipline non abbastanza interessanti e quindi non degne di far parte del calendario principale. Tenetevi forte. Lancio del disco, salto triplo, 3000 siepi e 200 metri. Nessuna di queste quattro discipline sarà presente nel meeting della finale, quindi per nessuna di queste ci sarà in palio il famoso diamante. E non solo! In 15 appuntamenti i 200 metri saranno presenti 5 volte, maschi e femmine, i 3000 siepi 5 volte, e il triple disco soltanto una volta, rigorosamente come gare di contorno. In termini tecnici questo si dice poggiarla piano. Su federazione pensavano di cavarsela con «è stata una decisione difficile!» No, è successo qualcosa. Una risposta da parte degli atleti chiamati in causa. Primo tra tutti, Taylor, appunto saltatore di triplo. Qualche medaglia mondiale olimpica alle spalle. L'americano ha creato addirittura un sindacato, l'Athletic Association. Qualcosa che difende i diritti degli atleti dai dirigenti e dalle aziende. Tra i primi sostenitori dell'iniziativa, Dinah Shelby, campionessa mondiale di 200 metri. Jonathan Edwards, che mi pare fosse piuttosto forte nella disciplina di Taylor qualche anno fa. Ma anche Orlando Ortega, ostacolista e quindi non direttamente coinvolto nella decisione della federazione. Ma è ancora presto per capire se questa cosa del sindacato avrà successo. La mossa successiva è quella della federazione, alla fine della scorsa settimana, che dopo tutto questo macello ha aperto alla possibilità di un nuovo circuito di meeting, alternativo a quello della Demo League, che quindi raccoglierebbe le discipline scartate. Tutto questo però soltanto a partire dal 2021. Tante buone intenzioni, ammettiamo pure che succeda. A quel punto avremmo meeting di Serie A e di Serie B. Oppure, continuando il parallelismo col calcio, partite di Champions ed Europa League. Tanto durano 90 minuti, no? Con 200 metri, triplo, disco e siepi che riescono di essere presenti solo in questa seconda serie. Tanto una volta che esiste per la Diamond League non sono più un problema. E con meeting di livello più basso queste discipline avranno meno interesse, meno campioni, meno persone anche disposte a provarle e quindi la lunga un'involuzione. Grazie, Federazione Internazionale. E qui arriviamo alle mie opinioni personali. Volete sapere cosa ne penso? C'è da chiedersi quali fossero questi fan, ripeto, fan, che sono stati intervistati per arrivare a questa decisione. Perché le discipline interessate non sono noiose, anzi, forse tra le più entusiasmanti. Oppure le persone a cui hanno chiesto sono in realtà degli spettatori annoiati tra una partita di calcio e l'altra che stanno tutte le domeniche davanti alla TV senza uscire mai, nemmeno una volta, magari a correre? Siamo sicuri di voler puntare a quel pubblico lì? Perché sennò il rischio, lo vedete, è quello di snaturare l'atletica. Questo è un evento eclatante, ma non dimentichiamoci quello che è successo con la marcia, con l'eliminazione della 50 km, disciplina storica. E mondiali organizzati a Doha, ad ottobre, in condizioni meteo assurde, con un pubblico che era solo la minima parte di quello che sarebbe potuto essere in altri paesi dove l'atletica ha molti più appassionati. Tutto questo per i soldi. Non è la strada giusta. Smettiamola di rincorrere gli altri sport, il fatto è che siamo diversi. L'atletica è più divertente da fare che da vedere, forse perché è così facile mettersi un paio di scarpe e uscire fuori a correre. È lo sport più accessibile, fanno occasionali dietro la TV, non possono capire. È mainstream, ma non nel senso del calcio. Non nel senso che i milioni di persone che lo praticano in tutto il mondo sono accomunati dagli stessi gesti e dalle stesse sensazioni, che siano scarsi o che siano campioni.
L'unica crescita che mi sembra possibile la trovo nel rafforzare questi legami tra gli atleti, partendo dal basso. Pensate all'unico vero esempio di successo dell'atletica mondiale degli ultimi anni, le corse su strada, maratone e mezze maratone sparse per il mondo. Faccio New York e mi sento protagonista. Queste gare sono l'anello di congiunzione tra i più forti al mondo e i podisti della domenica. E funzionano, funzionano benissimo. Interesse, partecipazione e sponsor, che abbiamo capito conta solo quello. Sarebbe bello adattare questo modello anche al meeting internazionale su pista, ma come fare? Beh, qualche esempio in realtà c'è già. Prendete il Golden Gala, una lunghissima giornata di eventi riservata a tutti, al termine della quale entrano in scena gli atleti forti nelle gare a loro dedicate. E fatelo ancora più grande. Per iscriversi alle gare del mattino bisogna pagare il biglietto per la sera e quindi il gioco è fatto. Immaginatevi vedere Noah Lyles correre 200 metri nella stessa pista dove voi avete fatto la stessa gara nella 40esima serie 5 ore prima. Credo che si dovrebbe spingere in questa direzione. È una mia idea, anche se un po' approssimativa, non volevo perderci tutto il giorno, però questa faccenda è molto importante, volevo sapere cosa ne pensate voi. Fatemi sotto nei commenti, cerchiamo di attivare una bella discussione. Per quanto riguarda la battaglia di Taylor, ne sapremo molto di più tra pochissimo, perché alla fine della settimana incontrerà i vertici della federazione a Monaco. Vi tengo aggiornati. Ciao atleti, io sono in mezzo fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.